super attiva, tipo criceto sulla ruota, continuo a correre così. Adesso ho comprato il Bimby, mi sento tipo MasterChef. Ok, Jaya, fly down. Fa qualcosa nel mood, non lo so, ditemi che non sono l'unica. Ciao amiche, this is Jaya, the Indian girl. Welcome back to my YouTube channel. Oggi inauguriamo insieme una nuova playlist qui sul canale YouTube a grandissima richiesta, perché ne abbiamo parlato su Instagram e se non mi seguite ricordatevi di farlo all'indirizzo I am the Indian girl. Introduciamo oggi una nuova tematica, ovvero, come avrete sicuramente capito dal titolo, una rubrica dedicata al mondo della casa, dell'home design, dell'home decor, dell'organizzazione, del decluttering. Ho scoperto che abbiamo un'altra passione in comune. Voi sapete che attraverso i miei social, sia YouTube che Instagram, a me piace condividere con voi la mia vita a 360 gradi. Quello che mi rende felice, quello che mi appassiona, insomma, non è solamente un canale Fashion and Beauties, ma sicuramente lo sapete se mi seguite da un po' di tempo, ma è più un canale lifestyle, quindi vi parlo anche dei viaggi, adesso vi parlo anche di Baby J, parliamo di gravidanza, parliamo di cucina. Voi sapete che da quando ho acquistato il Bimby ho cominciato un po' ad appassionarmi a fare delle ricettine. Ovviamente direte molto più facile con il Bimby, ma dovete sapere che una cosa molto importante è riconoscere i propri limiti. Io ho un limite per quanto riguarda da cucinare, il Bimby mi sta aiutando. Se mi seguite su Instagram sicuramente avrete visto e diventerò sempre più brava, quindi magari non si sa mai, apriremo anche una rubrica dedicata al food e alla cucina. Adesso ho comprato il Bimby, mi sento tipo MasterChef. Ok, Jaya, fly down. Ma per quanto riguarda la casa, ho riscoperto questa passione. Voi sapete che negli ultimi mesi sono rimasta tanto a casa perché ho appunto il rischio di parto prematuro. Questa situazione di casa forzata, diciamo, mi ha permesso comunque di riappassionarmi a certe passioni come appunto il decluttering o l'organizzazione della casa, che sinceramente mi mancavano da un po'. Sono 7 anni che la mia mente è completamente, lo ripeto, orientata al business. Ovviamente è così se aprite un vostro business, una vostra azienda. Sicuramente le imprenditrici che sono all'ascolto lo capiscono, trascurando magari altre piccole passioni che ho sempre avuto, ma che obiettivamente non erano così importanti nell'ultimo periodo, come invece far crescere il mio sogno. Adesso, dovendo rimanere a casa, mi sono ritrovata con un sacco di tempo libero. È stato anche un po' destabilizzante all'inizio, perché potete immaginare una persona come me, super energica, iperattiva, sempre di corsa, ritrovarsi improvvisamente a casa con un fisico che comunque non l'accompagna, perché la mia mente, vi dico, è super 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 attiva, tipo criceto sulla ruota, continuo a correre così. Però il mio corpo purtroppo in questi ultimi mesi mi ha chiesto un po' di riposo e mi ha obbligato ovviamente a fermarmi. Non è stato facile, anzi, il divario tra quello che la mia mente vorrebbe fare e produrre e quello che invece il mio corpo mi permette di fare è forse uno dei più grandi ostacoli che ho affrontato in gravidanza. Però per colmare, diciamo, questo disagio, ho cercato di riempire comunque le mie giornate, cercando comunque di fare qualcosa in casa nel limite del possibile. Grazie a Instagram ho scoperto che anche voi siete appassionati di home design e home decor, perché mi avete sempre fatto un sacco di domande sulle cose che ho condiviso con voi su questo tema in questi mesi. Per questo ho deciso, ma perché non facciamo uno spazio dedicato sul mio canale? E quindi eccoci qua. Volevo iniziare con un video, diciamo intro, in cui appunto spiegavo la rubrica, fatto, perché altrimenti le mie premesse poi sono sempre lunghissime, e vi mostro, come avrete capito dal titolo, 10 cose preferite che adoro all'interno della mia casa. Sono tutte cose decorative, le potete tutte trovare, vi lascio le informazioni dei prodotti sotto nell'info box. E mi raccomando, prima di iniziare con questo video, non dimenticate un piccolo pollice alzato per supportare la vostra piccola Indian Girl, ma soprattutto, se non siete ancora iscritti alla mia community, mi raccomando, join the family e subscribe.
to my channel. Iniziamo questo video con uno dei miei preferiti per la casa da sempre, Giaia Passione Candele e Profumazioni. Ebbene sì, voi dovete sapere che io sono in fissa con le candele per creare l'atmosfera perfetta e con le profumazioni, che devono essere diverse per ogni stanza, perché è inutile, mi danno quella sensazione avvolgente di benessere. Ultimamente sono in fissa con i prodotti di Ava & May. Ava & May è un'azienda tedesca che produce in Spagna, in un'azienda familiare, tutto fatto a mano e quindi con una certa cura del dettaglio. Mi ha colpito particolarmente innanzitutto per l'azione performante dei suoi prodotti, perché ho sempre paura di comprare un diffusore che poi non funzioni o una candela che non profumi. Ecco, questo non è assolutamente il caso di Ava & May. Ogni prodotto è veramente super profumoso e riempie una stanza intera. Anzi, per quanto riguarda i diffusori, ho dovuto anche togliere alcuni bastoncini. Voi sapete che i bastoncini regolano l'intensità della profumazione, perché era davvero molto forte. Anche la candela, per esempio, sa un profumo incredibile. Questa tra l'altro è la mia preferita, Marrakesh, e come potete vedere hanno scelto come colore un rosso mattone che ricorda proprio le viuzze tipiche del Marocco. Voi sapete quanto io sia attenta al packaging e alle filosofie aziendali che stanno dietro ai brand e alle aziende. Ecco, mi sono innamorata di Ava & May e mi piace tantissimo parlare di questo brand perché la loro idea alla base mi ha davvero colpito. La filosofia aziendale di Ava & May vuole catturare ingredienti tipici di località nel mondo e racchiuderle nei loro prodotti, in modo che quando si utilizza una candela, uno spray, un diffusore, viviamo un'esperienza sensoriale attraverso ovviamente l'olfatto. Ogni prodotto racchiude ingredienti tipici di una località, quindi per esempio questa è la mia candela preferita, Marrakesh Morocco. Quando annuso questa candela mi riporta proprio indietro nel 2017, nelle viuzze del souk del mercato, mangiando tagine, insomma è una cosa incredibile. C'è una forte componente di legno di sandalo, per esempio, che mi fa davvero impazzire. Questa candela invece, Scandinavia, Norway, mi ricorda tantissimo il viaggio che feci con papà in Lapponia, perché comunque ha una serie di note profumate che ricordano tantissimo i paesi scandinavi. Questa è una cosa che mi piace tantissimo delle candele di Ava & May, perché ti riportano indietro nel passato ricordando viaggi lontani, oppure ti riportano nel futuro, perché per esempio con la candela XL Messico Tulum, io che non sono mai stata in Messico, mi fa davvero sognare un possibile e futuro viaggio messicano. Oltre a questo, ovviamente mi ha colpito tantissimo anche il packaging, perché hanno creato delle confezioni per tutti i prodotti della gamma, della collezione, proprio con una grafica tipica della località che il prodotto rappresenta. Vi lascio ovviamente tutte le informazioni sotto nell'info box. Se vi capita di comprarle, dovete assolutamente scrivermi e farmi sapere cosa ne pensate. Ma passiamo a un'altra passione di Giaia all'interno di casa, questa volta passione lenzuola. Oh my god, ragazze, ve ne ho parlato su Instagram, considero davvero un freak per quanto riguarda la biancheria intima. Io non so se è stata accentuata dal mio nesting mood, dalla gravidanza eccetera, ma ultimamente comprerei lenzuola, piumini, cioè oddio, mi piace tutto, però ho delle cose preferite e ve le ho già fatte vedere, mi avete fatto un sacco di domande, quindi oggi ho deciso di introdurle anche in questo video. A parte il fatto che è molto stropicciata, questa fantasia per esempio, ne vogliamo parlare? Oppure, se preferite i toni del rosa, beccatevi questa. Mi piace avere un letto molto curato. Mi piace che si abbia questa sensazione
di un abbraccio avvolgente, quindi sono molto attenta sia ai materiali che ovviamente alla fantasia. Questi qui, per esempio, li ho trovati in un negozio proprio qua a Bassano chiamato Tinta Unita. Oltre a queste, ovviamente, ho un sacco di altre parure, insomma set di lenzuola che mi piacciono tantissimo, sicuramente li avrete visti nei vlog o su Instagram, così adesso non sto qua a tirare fuori tutto il mio corredo, però sappiate che le lenzuola mi danno quel senso di ordine e di, non so come si dice, sciccheria che rende tutto perfetto in camera da letto. Secondo me fa qualcosa, non solamente all'occhio, fa qualcosa nel mood, non lo so, ditemi che non sono l'unica. Allora, qualcuno di voi può pensare che questa sia la coda di Cookie, in effetti assomiglia allo Swiffer di Cookie, ma in realtà no, si tratta della mia altra passione, Jaya Passione Pampas! Ragazze, io lo so che queste Pampas sono diventate super famose perché ormai a livello di home decor e design le hanno veramente tutte e forse sì, sono stata un po' contagiata. Resta il fatto che io amo tutte queste cose flafflolose, quindi era un po' destino che me ne innamorassi. Ci ho messo una vita a trovarle, ragazze, perché sui siti internet ci sono dei modelli di Pampas che però non mi hanno mai convinta. Non so voi, ma io sono dell'idea che comprare delle Pampas spelacchiate e di bassa qualità, diciamo che sia veramente useless, perché se le comprate dovete assolutamente averle belle, questa è la regola generale secondo me, e per questo le ho prese direttamente dal fioraio, perché ci sono un paio di fiorai che riescono comunque a procurartele. Infatti, cioè ragazze, sono bellissime davvero, sono fantastiche. Resta il fatto che alcune di voi mi hanno detto che le hanno trovate anche per strada oppure vicino ai laghetti. Allora, non so davvero come sono quelle che trovate in natura, perché quelle che trovate dal fiorista sono comunque lavorate in modo, cioè le hanno essiccate e lavorate in modo che rimangano. Quindi mi raccomando, il mio piccolo tip è: se volete che vi durino nel tempo, cercate di evitare le soluzioni fai da te prendendole al laghetto, anche perché probabilmente non sono poi così pulite, e piuttosto spendete qualcosina, perché costano 8 euro l'una, però poi durano per sempre. Io ne voglio altre, sto aspettando un po' perché 8 euro per una Pampas sono tanti. Sono tanti, vero? Sono tanti. Jaya, autoconvinciti, sono troppi. Rimaniamo in tema decorazioni e in tema floreale. Jaya, passione fiori. Ebbene sì, voi sapete, io non godo del pollice verde. Per questo, come potete vedere alle mie spalle, sono un'appassionata di fiori finti. Fiori finti e anche fiori essiccati. Per quanto riguarda i fiori finti, anche qui, come le Pampas, preferisco spendere un po' di più per averli per sempre. Questa passione l'ho presa dalla mia nonna, perché la mia nonna, che è venuta a mancare 3 anni fa, aveva la casa piena di fiori finti, perché fondamentalmente se spendete un po' per i fiori finti sono davvero fantastici. Cioè, provare per credere, anzi io vi assicuro sono la prova vivente di questa teoria. Oltre ai fiori finti, come quelli alle mie spalle, come quelli che avrete sicuramente visto all'interno della mia casa, soprattutto nell'home tour, se non l'avete visto vi lascio il link sotto nell'info box, mi piacciono anche i fiori essiccati. Di solito quando Yami regala un bouquet, o quando ricevo un bouquet, perché la maggior parte li ricevo da Yam, però comunque quando ricevo dei fiori, dopo averli diciamo assaporati e aver goduto della loro bellezza per X tempo, li metto sempre a testa in giù e provo comunque ad essiccarli. Però questo esperimento non sempre va a buon fine. Con le rose è molto semplice, con altri fiori un po' meno, e quindi in realtà non tutti i bouquet che faccio essiccare da sola rimangono. Ho scoperto però che sul sito di Colvin, oltre a vendere piante e ovviamente bouquet di fiori freschi, hanno introdotto una collezione di fiori essiccati, e quindi mi sono aperti tipo gli occhi. Guardate questo, che
Secondo me è fantastico. Tra l'altro, in palette con l'autunno, in palette anche con la mia tavola in molte occasioni. Voi sapete, c'è un'altra passione che arriverà dopo su, per quanto riguarda la tavola. Già, io passione runner, ma stay tuned. Ovviamente questo bouquet dura 2 anni, però è stato essiccato un po' come le pampas in modo diciamo industriale, quindi a casa vi arriva perfetto. Si chiama Mustard Spice, vi lascio ovviamente il link sotto e per me è bellissimo. Rimaniamo in ambito pollice verde che non ho. Voi sapete che sto provando da più di un anno ad avere un po' di piante a casa. Dopo la tragica morte del mio primo cactus, Cactus the First, ho comprato Cactus the Second o Cactus the Survivor. Ebbene sì, Survivor, perché sta benissimo. E le piante grasse sono un'altra delle mie passioni. Ovviamente le piante grasse sono una passione perché riesco a non farle morire. Yes, ve la lascio questa. Però sono anche super carine, facili da gestire e secondo me un super oggetto per il decoro. Ve l'ho anticipato prima, un'altra delle mie passioni è la preparazione della tavola. Mi piace curare tantissimo ogni dettaglio della tavola, quindi oltre al table setting per quanto riguarda piatti, bicchieri e posate, ovviamente sono una appassionata di tovaglie, tovaglioli e runner. Oggi vi faccio vedere i miei preferiti. Quello siciliano, che comunque ho comprato in Veneto, però ovviamente per me la fantasia mi riporta alla Sicilia. Questi limoni fantastici e questo tocco di giallo si sposano con tantissimi piatti e niente, mi sono super super innamorata. E questo con le violette, cioè secondo me è un super runner. Lo so che chi non ha questa passione non può capire, però dovete vedere assolutamente come riesco ad apparecchiare la tavola con queste fantasie. In qualche modo c'è un tocco in più e la gente se ne accorge sempre. Provare per credere. Un'altra cosa preferita all'interno della casa e un'altra passione di Jaya sono i quadri. Jaya, passione quadri. Sicuramente avrete visto la wall che ho fatto nel soggiorno, vi lascio la foto qui. Sono molto soddisfatta di questo lavoro perché erano mesi, forse anche un anno, che volevo assolutamente riempire quella parete e finalmente ho trovato il tempo di farlo. Guardate che belli questi quadri e questi poster, sono di Poster Store. Vi lascio tutti i riferimenti sotto nell'info box. Insomma, Jaya Passione Quadri li ho davvero dappertutto. Di solito li appoggio anche per terra. Sicuramente saprete il quadro più famoso che ho è quello di Kate Moss ed è un quadro che secondo me sta benissimo per terra, non lo appenderei mai. Non chiedetemi perché, ma è così. In questo momento, tra l'altro, vorrei fare una parete molto personale rispetto a questi poster, diciamo, che trovate ovunque. Vorrei fare proprio una wall dedicata alla famiglia. Ci sto lavorando perché ovviamente adesso devo un po' raccogliere le idee, vedere come fare questa wall e poi ovviamente stampare tutto, ma vi terrò aggiornate. Altri preferiti della casa, Jaya Passione Cuscini. Sicuramente sarà una cosa, una malattia che avremo in molte, io credo che sia una cosa molto femminile. Io adoro i cuscini, sia sul divano che sulle poltrone di fuori e sia ovviamente sul letto. Anzi, molte volte spendo 5 minuti prima di entrare nel letto perché devo togliere tutti i cuscini. Adesso poi che sono in gravidanza, ho anche quelli da gravidanza. Insomma, il nostro letto veramente è pieno di cuscini, per fortuna che abbiamo un king size. Sono una appassionata di cuscini perché secondo me sono l'accessorio perfetto per il divano o il letto o la poltrona. Quindi è un accessorio dell'accessorio della mia casa, una cosa del genere. Vi faccio vedere i miei preferiti. Questo qui è molto bello, sinceramente non ricordo neanche dove l'ho preso, secondo me in un altro negozio di cose per la casa. E questo, che è stato poi un regalo di una mia amica che lavorava in un'azienda tessile
e secondo me sono super carini. Guardate, non so se si vede bene in camera, ma c'è un maculato bianco su sfondo bianco, quindi così è veramente super fine e super delicato. Poi in realtà, oltre a questo tipo di cuscini che hanno comunque delle fantasie un po' particolari, compro anche dei cuscini un po' più basic, con delle fantasie magari anche a tinta unita, proprio per combinarli con queste fantasie. Per esempio, ho comprato dei cuscini grigio silver, quindi un po' argento, e tendenzialmente quando compro quelli a tinta unita li compro un po' più cheap, quindi magari li ho presi da Primark oppure all'IKEA oppure al mercato, mentre il cuscino dominante è un cuscino di qualità maggiore. Insomma, con la scusa di cuscini dominanti, cuscini non dominanti, tinta unita, e poi ogni tanto poi ho voglia di cambiare colore, quindi ho preso quelli rosa antico, se non bianco, cioè alla fine la casa è piena di cuscini. Non ve li faccio vedere tutti i cuscini, però questo non posso non farvelo vedere. Non assomiglia al mio logo? Sì, me l'avete detto in tantissime. Ebbene sì, manca solamente il bindi, ma ho detto a Ian che andrò in merceria, un negozio tessile, per prendere un bottoncino rosso e cucirlo qui, così poi saranno davvero il logo di Indian Girl. Di questa prossima passione ne abbiamo parlato tantissimo su Instagram e credo di aver creato una specie di moda, una specie di tendenza. Vi ho raccontato di aver trovato dei barattoli in vetro per la conservazione degli alimenti su Amazon e ve li ho fatti vedere: il barattolo grande, il barattolo medio e ovviamente il barattolo anche più piccolo, e ho anche il piccolissimo. Adesso non ce l'ho qui perché ovviamente ho solo due mani e già mi trovo un po' in difficoltà. Resta il fatto che vi avevo lasciato il link di Amazon dove trovare questi barattoli e siete davvero impazzite, vi è piaciuto tantissimo, sono super contenta e da quel giorno scherziamo sempre chiamandomi Jaya Barattoli Influencer. Ebbene sì. Sono dei barattoli secondo me super carini e soprattutto sono perfetti per la conservazione degli alimenti. Voi sapete che il vetro conserva molto meglio della plastica. Inoltre, a livello estetico, voi sapete che Jaya parla tanto del livello estetico perché è quello su cui ha più competenze rispetto a quello funzionale. A livello estetico, con queste etichette dove potete ovviamente scrivere il contenuto, secondo me sono davvero super carini proprio per una bella organizzazione della cucina. Vi lascio il link di Amazon sotto. Dulcis in fundo, con tutte queste passioni, piante, fiori, fiori secchi, non poteva mancare un'altra delle mie cose preferite, ovvero Jaya Passione Vasi. Ebbene sì, ho 25.000 vasi in casa perché ovviamente ci devo mettere i fiori finti, i fiori essiccati, i fiori veri, insomma c'è un via vai di vasi specifici a seconda del colore del bouquet, a seconda del colore, a seconda della stanza dove poi ripongo il vaso. Vi faccio vedere il mio preferito. Guardatelo! Non è carinissimo, è un vaso in porcellana che ho preso in un negozio che si chiama Butlers, che purtroppo c'è solo in Germania, ed ha questo fiore bellissimo, super delicato. Infatti ho detto a Ian, mi raccomando con il mio nuovo vaso, di questo grigino pastello fantastico. Secondo me è super delicato e perfetto, al momento ce l'ho in camera da letto. Poi ovviamente ho anche vasi di vetro, vasi più alti, per esempio per le Pampas, e anche vasi molto più semplici. Questo vaso, per esempio, lo trovate dai cinesi, però fa sempre la sua figura. Fanno la sua figura che sono vasi bianchi, potete mettere qualsiasi tipo di bouquet, qualsiasi tipo di palette colori e sono davvero perfetti. E questa era l'ultima passione di Jaya, ovvero l'ultimo dei miei home favorite, i miei preferiti. Spero davvero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Se
Se è così, mi raccomando, lasciate un piccolo pollice alzato, ma soprattutto lasciatemi un commento se avete anche voi una di queste 10 passioni, perché sono super curiosa. E ovviamente noi ci vediamo nel prossimo video. XOXO, The Indian Girl.